Col cappellino sarebbe meglio, sarebbe cappellino più proprio bello, della, si presta della, dallo del, psicologo dello sport diretto. Allo psicologo dello spogliatoio, eccolo qua in mezzo a noi, Pasquale Pane, portiere. Un elfo, dai, sembra un elfo. L'elfo Mikoski, l'elfo è Mikoski. Non rubiamo Pasquale, soprannomi. Come va? Come sta? Un po' meglio, eh? No, sicuramente dopo queste ultime partite, sì. Speriamo di continuare, speriamo di toglierci comunque altre soddisfazioni. Una bella mattinata, una bella iniziativa. Io stavo chiamando il piccolo di Pasquale, sì. Perché puoi poi venire? È bellissimo. Puoi venire? Un braccio, no, a papà. No, vuole stare con la mamma. Benvenga. Diciamo, un'iniziativa anche l'anno scorso, tu sei qui, insomma, fai parte della vecchia guardia, allo store dell'Avellino, tanti tifosi, sempre che insomma, si respira l'aria natalizia, ma anche la vicinanza, no, dei tifosi. No, assolutamente è un evento bellissimo, è proprio nel periodo di Natale dove diciamo, il rapporto con la gente è ancora molto più stretto ed è bellissimo. In vista della gara di, non so se l'hai domandato, in vista della gara di domenica, aspettative e soprattutto purtroppo ci sarà per l'ennesima volta la mancanza del pubblico biancoverde. Sì, purtroppo è una grossa perdita, però ovviamente noi ci dobbiamo preparare anche a questo. E ovviamente, con la speranza di fare qualche risultato positivo in queste ultime due partite del girone di andata e chiudere in bellezza in casa col Pescara con tutto il pubblico. Ora ti voglio fare una domanda. Prima abbiamo parlato col professore Bianco, ci ha spiegato un poco il suo modo di lavorare, il suo modo di ragionare, ma in questo momento di difficoltà, soprattutto tu che sei molto riflessivo, hai detto qualcosa di specifico all'interno dello spogliatoio? Non lo vogliamo sapere, però hai adottato qualche tecnica che utilizzavi su te stessa per motivare i tuoi compagni di squadra? No, diciamo che niente di particolare. Io credo che nei momenti un po' particolari ognuno di noi tira fuori il meglio di sé e credo che il segreto sia stato proprio questo, tirare fuori il meglio di sé in ognuno di noi. E ha fatto sì che ha creato questa amalgama veramente, veramente importante in queste ultime partite. Lo vediamo. Bene, Pasquale Pane sarà il primo ad addobbare l'albero, però adesso voglio capire un attimo, la pallina, la penna, la firma. La pallina. Sta arrivando del tutto. Intanto c'è tuo figlio che baciucchia la mamma, non so se con te lo fa, non so se viene una punta di invidia. Secondo me è un po' geloso. Guarda, sì, sinceramente un po' così, no. Ora lo fa con la mamma, però quando sta col papà lo fa anche col papà. Un po' meno, però lo fa. La mamma è sempre la mamma per il maschietto. La lo mamma sai. È sempre la mamma. È giusto, eccoci qua, arriva il pennarello, arriva la pallina. Prego, consegniamola a Pasquale Pane. Un attimo che anche il nostro Alfonso scatta la foto, mentre Pasquale firma la pallina di Natale. Ci sei? Ci sei. Ecco, è andata. Andiamo, possiamo procedere? Sull'altro. C'è il gancetto, sì. Sì, tutto a posto. Scegli tu, la posizione devi scegliere tu. Vedo un attimo. Il gancetto per appenderlo, dimenticato? Vabbè, va infilata. Vieni qua, Michelangelo, vieni qua. Scusate. Sensazioni, emozioni? Beh, è un po' difficile, guarda. No. Emozione, ecco qua. Va bene così. Va bene così, eccolo qua, Pasquale Pane è il primo. L'abbiamo fatta.